Comunque, salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su Division 2 chiamata Divisione Adrian. Allora, siamo io qua con il nostro Adrian, che in TV è in TV con la sua serie, è tornato da poco, ma qua non ha mai smesso di cercare di portare i cari vecchi valori di una Richiesta di volta, supporto. i grammofoni e combattere le cose brutte, della modernità e del mondo. Comunque, allora, noi adesso siamo qui, vediamo un po' la mappa, cosa c'è da fare. Abbiamo liberato un avamposto, ce ne sarebbe un altro, ma vabbè. Qua c'è un insediamento, castello, insediamento, ma non so che cosa fa. Allora, qua ci sono delle missioni secondarie. Serve un rifugio da andare a sbloccare e serve fare anche perché comunque non sembra. Intanto non capisco perché mi sta dicendo di andare qui. C'ho qualcosa da andare a fare. Ah, devo parlare con Aies. Ok, allora, se devo parlare con Aies non posso farlo. Vabbè, spostamento rapido qui e da qui andiamo a parlare con Aies all'insediamento. Certo, io sto pensando che quella che è zona livello 17-21, cioè è un po' tosta andare a parlare con quelli là. Io sto. Onestamente non lo so, non penso sia proprio il caso, anzi, ora che ci penso, non le provo, scusate, sto facendo tante cose per, ecco, ho qualcosa al computer per alleggerirle la registrazione. Allora, non so, io ti sto passando, però Ice, allora, in zona con nemici di livello altino, Area sicura. Carico è aria sicura al corno. Devo andare a aggiornato. parlare con questo insediamento, ma io non so quanto conviene andare a questo insediamento. Devo essere molto sincero. Scusa, piuttosto che andare qua, questa è una zona 15, no, livelli 15-18. Non penso che sia il caso. Non penso proprio che sia il caso. Piuttosto. Allora, qua ci sono livelli, questo è il livello. È la missione livello 12. Ok, però se mi dice andare qua ci sarà motivo. Vabbè, senti, andiamo, proviamo. Proviamo ad andarci, vediamo che succede. Cop. Ah, qua scopri di più. Ignoro, direi che ignoro tranquillamente. Ok. Sì, dovrei uscire da qui. Perché Siamo lieti di annunciare che ora è effettuata devo l'estrazione andare del in quel nostro posto lì. energia proveniente da fonti rinnovabili. Grazie a tutti per aver sostenuto l'iniziativa. Continuiamo così. Mi devo far uscire per di qua. Va bene, ok. Vabbè, seguo. Ah, tipo usciremo da un'altra parte, ok. Seguo il GPS. Vediamo un po'. Io spero che non siano veramente nemici dal livello 15 in poi, perché sarei un attimo mal partito, essendo comunque da solo. Sarei comunque un attimo mal partito. O spero che. Comunque. Quello dovrei fare. Ha scoperto un cavo. Vabbè, ok. Va bene. Qua. Inventario pieno. Sì, sono pieno. Munizioni e cose sono pieno. Va bene. Ah, voi siete di guardia, va bene. Quanto manca ancora?
ancora. Siete i nostri. Ah, guardate, vedete un pochino così. Acqua Ho. potabile rilevata. Ah, no, sono di livello. Guarda, sono di livello 10. Allora. Ah. Ok. A posto. Mi hanno spaccato la torretta, però vabbè, tempo. Voglio presumere che il tempo che mi servirà. Ho scoperto Downtown coso. Ok. Rimuoveremo. Facendo molta attenzione. Qua c'è una cassa. Acqua potabile vicina. Acqua potabile, ok, ma non. Forse qui. No, queste sono cose che se. Tutto tranne che acqua potabile. Noia tremenda. Onestamente, se posso evitarli per ora, li evito. Perché non sono, cioè sono a livello più alto rispetto a me. Quello che vorrei fare è semplicemente arrivare. Dopo parlare con Ace. E dopodiché viaggio rapido e torniamo in zone dove. In zone che sono nostre, ecco. Di livello, che al momento ci appartengono come livello. Qua siamo in una zona. Siamo un po' oltre. Pare no. Ce ne va un posto. Onestamente, se. È sempre il solito discorso. Se posso evitarlo, me lo evito volentieri. Va bene, questi erano dei vaganti, ok. Ma era livello 15 perché non mi sembravano. Vabbè,
Erano tipo solo con la barra rossa. Me l'avevano incontro, mi è abbastanza spedita, quindi può essere anche. Comunque, forse ci stiamo arrivando. Sì. Sì. Ok. Ci siamo. Ah. Pensavo sarebbe stato peggio. Ehi là, fa piacere vedere un altro agente in giro. Vale. Allora dobbiamo andare a parlare con. Dispositivo elettronico rilevato. Ok. Oh. Ah, quindi questo. Ah, insediamento del campus. Questo di fatto è un altro insediamento. Ok. Bene. Mi ha scoperto un altro insediamento. Penso che da questo momento potrà essere utilizzato come punto di viaggio rapido. Dispositivo elettronico portatile rilevato. Però intanto dobbiamo andare a parlare con Ace. Nascondino. Aspetta, qua c'è una cosa audio. Scorta, cosa ci abbiamo di scorta? Aspetta. Ah, allora, aspetta, qua ora inventare. Lo zaino l'abbiamo noi livello. Ah, no, è 12. Sì, ma questi non ci servono. Non ci servono, anzi, dovremmo disfarci di un po' di roba. Qua, fondina di. Ora, livello 12. C'ha un più 7 di corazza questo. Salve a te, agente. Però aumenta la salute di 464. Diciamo che per ora no. Allora, qua semmai sulle ginocchiere. Ecco, ginocchiere. Ginocchiere, sì, possiamo prendere questo. Questo qui. Questo. Possiamo equipaggiare questo. Ok. Non abbiamo casse, abbiamo delle mod. Mod protocollo genica, modello equipaggiamento. Che cosa? Danni più 300, danni critici. Dove dovrei metterlo? Ah, sì, ok, qua, questi punti qua. Allora, le mod come? Con le mod. Cosa dobbiamo fare qua? Niente, non comunque mani qua. Qua forse si può mettere le mod. Confronta. No, io non ho opzioni di filtro. Voi. Come si fa a mettere la mod su questo? Scusate, io lo so, comincio a non capire. Allora, modo 20, modo. Non riesco. Allora. Niente, non. Vabbè. Niente. Non riesco a capire come ti metto le mod. Tanto parlo comunque. Salve. Antonio Pegna. Agente, Ah. abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso da una comunità vicina al Dipartimento del Tesoro. I reietti li stanno attaccando. Hanno bisogno di aiuto. Puoi pensarci tu. Ok, appena posso, ci penso io. Oh, si è raccolto una secondaria. E adesso parliamo con Harry. Avanti. Siamo appesi a un filo. Dica. È dura spronare le persone a combattere per sopravvivere se la loro vita sembra inutile. Lieto di vederti. Arrivi, Prego. Ace. Senti, ti capisco, Harry. Ma abbiamo i nostri problemi e sono anche belli grossi.
Che succede? Possiamo aiutarti. Ti serve gente, no? Ma dici che ti serve ogni singolo uomo? Non ora, ma se potete toglierci un po' di pressione di dosso. Stiamo già facendo il possibile. Davvero? Perché oltre quel muro c'è l'inferno. Se abbassassimo la guardia per un secondo, sarebbe la fine di tutto. Ah. Qualunque cosa facciate là fuori, da qui non si nota un granché. Ok. Beh, sceriffo, tieniti pronto per gli straordinari. Va bene. Che cosa abbiamo qui? Nuove missioni. Ah, ok. E qua siamo sbloccate nuove missioni. Questa zona. La gente necessita supporto. Nuove missioni in questa zona. Missioni comunque sono di livello decisamente superiore rispetto al nostro. Quindi è una situazione un po' così. Allora, diciamo che andiamo al rifugio. Questo. Andiamo a questo rifugio qua. 10:40. A me viene da ridere che 10:40 è anche un codice tributario. Codice tributario per codice per tributario per versamento F24. Quindi ne sono commercialista, purtroppo ogni tanto mi vengono sti flash così, scusate, ma gran parte di voi non li sa, probabilmente non sa di cosa sto parlando, e chiedo scusa, proprio flash mi vengono così. Il nostro radio è una puntata che fino ad ora sembra molto più esplorativa che altro. Adesso quello che dovremmo fare noi intanto, dove dovremmo andare noi? E anche no, qua adesso il viaggio rapido qua, lo spostamento rapido qua si può fare, non è al momento cosa che possiamo fare ora qua. Qua ci sono collegamenti, cose. Beh, allora quello potrei fare io qua ora. E ho sbagliato. Era questo il rifugio dove dovevo andare. Scusate, è sbagliato. Vabbè, niente. È una puntata di spostamenti questa. Scusate, questa è una puntata di spostamenti. Il nostro Latina oggi è più. Questa puntata di oggi è più di ispezione, più di spostamenti, più di controlli. Non dico esplorazione, perché non è tanto esplorazione, ma. È una puntata un po' così, appunto, di spostamenti. E adesso dovremmo farne un altro. E dovremmo farlo a piedi per arrivare all'altro rifugio che servirà a sbloccare. Adesso. Aspetta, che poi però qua c'è un'altra cosa. Le probabilità che la malattia abbia raggiunto quella zona sono basse, ma non nulle. Quindi stai alla larga da chiunque mostri dei sintomi. Mi fai paura, Alani. Bene, è esattamente ciò che voglio. Mamo era a New York a ottobre. Sono abbastanza certi che l'epidemia sia iniziata a fine novembre. E se Mamo è stata esposta, avrebbe già mostrato dei sintomi. Ok. Andrò in città oggi pomeriggio. Ricorda, dai priorità a cibi in scatola o essiccati. Considera che potrebbero servire per mesi. Spero tu stia esagerando. Anche io, Tutu. Ah, quindi altro audio che racconta di una situazione, diciamo, non proprio bellissima, ecco, però c'è il nostro Adrian, ci pensa lui. Quindi quello dobbiamo andare a fare adesso. L'idea è andare alla utility scala, giusto? Sì, ok, cioè, ok. Captata trasmissione ostile. La trasmissione ostile attenderà per oggi. Ora. Ora, quello che c'è da fare è qualcosa di logistico. No, c'è un nuovo sblocco abilità disponibile alla base operativa. Diciamo che ci serve a poco questo minuto, perché cioè, a questo minuto serve davvero poco, perché comunque l'abilità, diciamo, che utilizziamo sono tutte qua.
Paganta media 60. Ah, vabbè, no, è di là, ok. Ora, io vorrei evitare di perdere tempo. Trasmissione ostile rilevata. Sì. Va bene, trasmissioni ostili, cosa, ok, ma... C'è un attimo, la situazione è un po' così. Ripeto, se possiamo evitare scontri per ora è meglio. Però aspetta, giusto per controllare, qua sono dei paganti. Ah. Ok, l'ho aiutato. Ah. Tura di palle, va bene. Abbonato. Dove sta andando quello? Aspetta. Ma dove è finito? Sempre di là. Assistenza medica immediata. Ok. Ah, va bene, ho capito. Ok. Mi sa che sono anche vicini. Ok. No. Vabbè. Olè. E anche questo l'abbiamo, è fatta. Coperto southwest. Civili in difficoltà. Civili in difficoltà. Ci penso io. Chi è che mi ha fatto sparare? Mignone. Rilevati ostili in arrivo. Pure. Ah boh, di nuovo. Ah, aspetta che t'ho visto. Uvusettete. E che cavole. Sapete che c'è? Io vado via. Vado via. Tanti saluti. Che c'ho da fare. C'ho altre cose da fare. Allora. Ah, qua è semplicemente ok. Aspetta. Ok. Va bene. Forse. Forse
Forse sì. Ce la faccio, ce l'ho fatta. Parcheggio qua, prendo robe. Oh, e sblocchiamo anche questo rifugio. Che vedo. Adesso non vedremo chissà quali vantaggi. Dispositivo elettronico portatile rilevato. Ok, tanto sacchettiamo qua. Prendo questo. E boh. E saccheggiamo, prendiamo. Dispositivo elettronico rilevato. Ok. Come dispositivo elettronico? Riprese trovate inedite? Trovo senso, scusate. Ok, rispondi a questo. Preferiresti sapere quando morirai o come morirai? Dai, su, devi fare una scelta. Voglio solo togliermi da questa cazzo di pioggia. Ti ho detto di smettere di scavare? Bene. Ma bene. Bene. Che va arrivato delle robe qui? Possibile? Dispositivi elettronici, cose. Ma qua c'è. Sono robe da prendere. Qua, questa porta è finta. Io sono arrivato, ok, adesso lo sblocco, però prima voglio un attimo prendere le robe che devo prendere. Ok. Signori. Rifugio sbloccato. Oh. Gli agenti della zona hanno allestito una radio per contrastare la propaganda ostile. Sembra ci sia ancora molto da fare. Ti mando quello che ho. Ok. Aprire appunti alla gente. Malasadas. E comunque si dice Kowai. Ah, dai, c'è un po' di umanità anche qua. Tanto qua, le cose qua sono quelle da eventualmente da vendere. Volendo non sarebbe un male. Anche perché i soldi non ne ho tantissimi. Io avrei il mondo, vabbè, un'altra volta. Ispeziona disco. D'accordo, gente, è la nostra occasione. Oh, ok, abbiamo trovato attività, robe varie. Ok. E cosa è qua? Le abbiamo sbloccate, bene. Soprattutto direi ci siamo trovati un po' questo cos'è? Convoglio scorta elite. Allora c'è una secondaria qui di livello 12, cioè tua secondaria di livello 12 e una principale di livello 14. Ok. Boh, non so. Perché qua c'è una secondaria. Sempre livello 10, c'è una secondaria che non ho fatto e sarebbe da fare, mi stava sfuggendo. Mi stava sfuggendo. Direi che per oggi possiamo fermarci qui. Oggi è stata molto una questione di esplorazione, insomma, vedere un po' così.
Signori, detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi e alla prossima.